L'assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco annuncia le linee guida per la riforma del sociale, l'ultima legge risale al 98. Che cosa si prevede in particolare in questa nuova riforma? Intanto si prevedono delle forme di consultazione e di partecipazione. La Regione Abruzzo è stata sempre, diciamo, negli ultimi anni a porte chiuse, non ci sono in Regione Abruzzo degli strumenti di consultazione che riguardano le questioni sociali. Abbiamo cercato di trovare, di inventarci dei strumenti di consultazione. Queste linee guida infatti saranno compartecipate, saranno condivise con il terzo settore e con gli ambiti sociali e arriveremo fra un mese e mezzo circa, diciamo, agli stati generali del terzo settore, che è la prima volta che si fanno in Abruzzo. E durante gli stati generali l'assessore potrà, dopo aver condiviso, fatto questo percorso di condivisione, potrà, diciamo, come dire, rendere le linee guida ufficiali. E questa è la prima cosa. La seconda cosa riguarda l'integrazione sociosanitaria, che purtroppo tutte le regioni hanno, l'80% delle regioni ha, la Regione Abruzzo è indietro anche in questo e l'anno prossimo vorremmo portare sul tavolo finalmente la nostra proposta di integrazione sociosanitaria. Questo significa, assessore, che distretto di base e distretto sociale coincideranno? Bravissima, anche lì distretti, i 35 ambiti sociali saranno ridotti perché coincideranno con i 24 distretti sanitari. Questo significa anche dare maggior potere ai comuni, perché i comuni poi avranno, come dire, non dovranno avere a che fare, come dire, solamente con gli ambiti sociali, ma con gli ambiti sociosanitari, che quindi hanno una valenza, un peso, un'importanza sul territorio molto più grande. Quindi questo è per dare forza al sociale. Ho trovato una situazione disastrosa, oltre alla mancata regolamentazione e programmazione dei 16 anni precedenti, ho trovato 23 milioni di mancati trasferimenti agli ambiti. I soldi sono sempre meno, quindi ho trovato un grande buco, c'è anche la spada di questi 41 milioni di euro che non si sa se rimangono in Europa. Dobbiamo essere più bravi e quindi dobbiamo saper programmare e regolare le politiche sociali, altrimenti neanche i soldi, come dire, anche i fondi senza programmazione sarebbero dispersi. Insomma, è impossibile certificare i servizi se non si hanno le regole che li certifichino.